Buongiorno, ben ritrovati. Continuiamo a parlare oggi del biennio rosso. La scorsa volta abbiamo parlato degli avvenimenti legati al biennio rosso, oggi vediamo le conseguenze politiche. Abbiamo visto che tra il 1919 e il 1920 la situazione nelle campagne è esplosiva. Abbiamo visto che nelle città la situazione non è migliore perché avvenivano continui saccheggi nei forni, nei negozi, nei mercati. Avveniva la famosa occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920. Un'occupazione che coinvolse tra i 400 e i 500 mila operai metalmeccanici e che sembrava davvero il preludio ad una rivoluzione vera e propria. Il governo in carica era il governo Nitti, dal giugno del 19 fino praticamente al giugno del 20. E il governo Nitti, nonostante insomma la migliore delle volontà, non riuscì a centrare quei pochi obiettivi che assolutamente non poteva mancare. Il governo Nitti non riuscì a dare una risposta seria ed efficace alla crisi economica che attraversava tutto il paese. Il governo Nitti non seppe rispondere con efficacia alla sempre maggiore aggressività dei militanti del Partito Socialista e della retorica violenta dei suoi dirigenti, il governo Nitti non seppe neanche affrontare la questione di Fiume, perché nel settembre del 1919 sappiamo che D'Annunzio, no, a capo dei suoi legionari, si reca a Fiume e la occupa e la terrà militarmente occupata fino al dicembre del 1920. Il governo Nitti non riesce, ripeto, a risolvere nessuno di questi problemi. Sicché nel giugno del 1920 Nitti deve dimettersi e al suo posto chi pensano di rispolverare? Il vecchio Giolitti, che ormai aveva 78 anni. Era la quinta volta che Giolitti saliva al governo. Giolitti sembrava la figura più idonea, più efficace per poter aggredire quella situazione di crisi. In particolar modo, Giolitti dovette affrontare la questione dell'occupazione delle fabbriche, perché pochi mesi dopo la sua salita al governo, evidentemente, già nel settembre del 1920, le fabbriche vengono occupate, come avevamo detto la scorsa volta. Come gestire quel problema? Evidentemente aveva due possibilità Giolitti: o usare la forza o usare la diplomazia. Quindi o farsi falco usando la forza o farsi colomba, per così dire, usando la diplomazia. Giolitti, nelle sue memorie successive, criticò la serrata degli industriali che provocò poi a cascata l'occupazione delle fabbriche. La ritenne improvvida e intempestiva. Gli industriali non si rendevano conto che opponendo forza a forza, cioè la forza della serrata alla forza degli scioperi degli operai, non avrebbero fatto altro che dar fuoco alle polveri e rendere ancora più esplosiva una situazione che difficilmente ormai risultava gestibile. Però ormai la frittata era fatta e Giolitti dovette raccogliere i cocci. E cominciò di fatto il suo quinto mandato come presidente del Consiglio, dovendo gestire una delle crisi più gravi che attraversò la storia del nostro paese. Giolitti, tra l'opzione falco e colomba, decise di fare la colomba. Era una scelta politica. Cioè, era convinto che non bisognasse usare la forza per sgomberare le fabbriche, ma che il moto di protesta, che però era quasi anche un moto rivoluzionario, siamo proprio al limite, dovesse, parole di Giolitti, sbollire da sé. Lasciamo che la protesta sbollisca da sé. Cioè, lasciate pure che gli operai occupino le fabbriche e vedrete che piano piano questa protesta andrà esaurendosi, andrà smorzandosi da sola. Giolitti non voleva intervenire con la forza, lo disse lui poi nelle memorie successive, e per delle ragioni ben fondate. Sapeva benissimo Giolitti che se avesse sgomberato le fabbriche con la forza, cosa avrebbe ottenuto? Spargimento di sangue e morti. Gli operai erano armati fino ai denti e questo avrebbe estremizzato la tensione sociale e avrebbe fatto il gioco dei rivoluzionari. I rivoluzionari hanno sempre buon gioco nel, come dire, spendersi per la rivoluzione in un contesto di tensione.
Lo avevano già insegnato i rivoluzionari francesi, che addirittura provocarono una guerra contro l'Austria per poter convertire l'odio, l'energia e la fibrillazione delle masse in un obiettivo rivoluzionario interno più che non aggressivo esterno. E il rivoluzionario sa che in un momento di tensione, se la tensione viene ben pilotata politicamente, può tradursi in una formidabile arma politica, che consente finalmente di dare l'assalto ai palazzi del potere e fare la rivoluzione. Giolitti sapeva tutto questo e non voleva fare il gioco dei rivoluzionari. Non voleva spargimento di sangue, voleva acquietare le acque. L'unico modo per scongiurare l'ipotesi rivoluzionaria. Giolitti sapeva anche, perché non era affatto sprovveduto l'uomo, che certo, usando la forza, l'esercito avrebbe anche potuto fare irruzione nelle fabbriche e probabilmente sarebbe anche riuscito a farcela, perché il rapporto di forza ovviamente era a vantaggio dell'esercito, non degli operai, anche se gli operai erano pesantemente armati. Però una volta sgomberate le forze, le fabbriche, gli operai come le avrebbero lasciate? Con ogni probabilità, prima di andarsene, gli operai avrebbero distrutto tutto. E quindi a chi giovava un'operazione del genere? L'Italia era già in crisi economicamente, ci si poteva permettere migliaia e migliaia di macchinari distrutti? Evidentemente no. Giolitti pensò anche a questo, e ripeto, sappiamo ciò che pensò perché lo scrisse lui successivamente. Giolitti avrebbe anche potuto far occupare le fabbriche dall'esercito e dalla polizia prima che venissero occupate, cioè alle prime avvisaglie di occupazione. Si sarebbe potuto far occupare tutte le altre fabbriche alle forze di polizia. Però a questo punto, dice Giolitti, quale sarebbe stato il problema? Il risultato sarebbe stato di avere tutte le forze dell'ordine disponibili all'interno delle fabbriche per presidiarle e tutti gli operai e le guardie rosse armate fuori in città, nelle piazze, liberi di fare ciò che avrebbero voluto, liberi di dare l'assalto ai palazzi del potere. E anche quello non sarebbe stata un'idea geniale, meglio avere gli operai armati circoscritti in un luogo e controllare quello, piuttosto che controllare il luogo con tutte le forze di sicurezza disponibile e lasciare gli operai armati liberi di andarsene ovunque, no? Per le città. Non solo, Giolitti pensò che fosse il caso di lasciare mano libera agli operai, anche per dar loro modo di portare a termine il loro esperimento sociale. Da anni la retorica socialista e poi soprattutto comunista affermava che gli operai avrebbero potuto occupare le fabbriche e gestirle autonomamente, sbarazzarsi della classe dirigente e mandare avanti le fabbriche da soli, perché loro ne avevano la competenza. Ricordate i famosi consigli di fabbrica, quelli teorizzati da Gramsci. Quegli organismi che avrebbero dovuto assorbire il know-how, cioè la conoscenza tecnica, amministrativa e gestionale di una fabbrica, per mandarla avanti, rinunciando ed esautorando la vecchia classe dirigente. Ecco, se gli operai erano così bravi, pensava Giolitti, che facciano pure, che svolgano il loro esperimento e vedremo se saranno in grado di mandare avanti la produzione. Perché se avessero fallito, a quel punto lì non potevano più scaricare la colpa sempre su qualcun altro, come tipicamente la retorica socialista faceva, colpa del capitalista, colpa dei borghesi, colpa degli oppressori, colpa degli aguzzini. No, se avessero occupato la fabbrica e la fabbrica non fosse andata avanti, a questo punto gli operai dovevano constatare e riconoscere quella che era l'amara realtà, e cioè che gli operai senza la classe dirigente non erano sufficienti per mandare avanti ad una fabbrica. Gli operai, detto in termini più filosofici, si sarebbero resi conto, questo lo dico io interpretando Giolitti, non sono esattamente parole sue, gli operai si sarebbero resi conto che non erano il tutto, come diceva Gramsci. Gramsci diceva: l'operaio fino ad oggi è stato niente, deve diventare il tutto. L'operaio non poteva diventare il tutto. L'operaio poteva e doveva diventare una parte che avrebbe collaborato con le altre. Se quella parte avesse voluto farsi tutto, esautorando le altre parti, la classe dirigente, l'esperimento sarebbe fallito. E gli operai, di fatto, poi cosa accadde? Aveva ragione Giolitti, che si resero conto di non avere né le capacità tecniche, né le conoscenze amministrative, leggere un bilancio, né
le relazioni e le competenze commerciali e ottenere le materie prime e curare la rete vendita, né le capacità legislative, sapere a rigor di legge cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare, né i contatti con le banche, né i contatti politici. Cioè, gli operai mancavano di tutta di una serie di competenze che solo la classe dirigente aveva. Tanto è vero, e questo è abbastanza umiliante per i dirigenti socialisti che tanto avevano, come dire, sperato in quella occupazione delle fabbriche. Ci furono casi in cui addirittura alcuni operai, dopo aver cacciato fuori dalla fabbrica i dirigenti e gli industriali, tentarono di farli rapire per rimetterli a capo della fabbrica e mandare avanti la produzione, perché loro non erano capaci. Per cui fu un esperimento che fondamentalmente, da un punto di vista ideologico, fallì. L'operaio non era in grado, era sì in grado di occupare fisicamente una fabbrica, ma non di mandarla avanti. E tutto questo Giolitti lo aveva capito. Lasciamo che il moto sbollisca da sé, non acuiamo la tensione sociale e lasciamo che gli operai si rendano conto di non essere il tutto, ma di essere una parte. Indispensabile, certo, ma non totalitaria. Alla fine di settembre, l'occupazione comincia all'inizio di settembre 1920. Alla fine del settembre di quel mese lì, Giolitti fondamentalmente poteva dire di aver vinto la partita, perché si fece promotore di una mediazione fra le classi sociali, la classe operaia e gli imprenditori, convincendo gli imprenditori ad accogliere le richieste più ragionevoli degli operai, fondamentalmente. I quali operai non ottengono poco, tutto sommato, perché ottengono dei miglioramenti generali delle condizioni lavorative, in genere ottengono anche una riduzione dell'orario del lavoro, ottengono degli aumenti salariali che in qualche caso dovevano essere funzionali e anche, cioè meglio, relativi anche ai profitti dell'azienda. Tanto più l'azienda avesse guadagnato, tanto più avrebbero proporzionalmente guadagnato anche gli operai. E questa era una richiesta importante, ovviamente, no? Avanzata dagli operai. Però bisognava controllare gli utili dell'azienda. Come si faceva a sapere quali erano i reali profitti dell'azienda? È chiaro che non ci si poteva fidare semplicemente dell'industriale, bisognava controllare i bilanci. Per cui vennero creati degli organismi operai che avevano il controllo sulla produzione. Cosiddetto controllo operaio sulla produzione, unico modo per rendersi conto di quali fossero realmente i profitti dell'azienda. Giolitti, capite, non è poco, riuscì a far inghiottire tutta questa pillola amara agli industriali, perché tutte queste richieste vennero poi obtorto collo accettate e fatte proprie dagli industriali, anche se poi, a dire il vero, già nelle settimane successive, quindi non nei mesi successivi, già subito dopo, si capì subito che molti imprenditori non intendevano affatto realizzare quest'ultimo punto, quello del controllo operaio sulla produzione, e che tutto sommato i sindacati non intendevano insistere troppo per far realizzare questo punto. Nel senso che alla fine dei conti, il miglioramento salariale, che comunque ci fu, la riduzione dell'orario di lavoro e altri miglioramenti nelle condizioni materiali di lavoro vennero, come dire, giudicati risultati sufficienti e ci si poteva accontentare. Attenzione, perché gli imprenditori più avveduti, più lungimiranti, sapevano benissimo che la crisi economica che stava attraversando l'Italia non si sarebbe risolta nel giro di poche settimane, ma che si sarebbe protratta ancora per diversi anni. Vedete il grafico sulla slide qui in alto. Noi ci troviamo fra il 1919 e il 1920. Qui questa curva gialla indica il PIL, prodotto interno lordo. Vedete che dal 1914 in poi il PIL continua a calare, cioè fondamentalmente l'economia italiana continua ad arretrare, si produce sempre meno. E vedete che questo calo del PIL continua ancora per diversi anni, fino al 21, si riprenderà pochi anni dopo. Insomma, nel 1920 gli imprenditori, quelli che avevano le mani in pasta e che sapevano come funzionava l'economia e che riuscivano a dedurre quali sarebbero stati i risvolti,
sapevano, ripeto, che la crisi si sarebbe protratta, per cui questi imprenditori vedevano anche di buon occhio il controllo operaio sulla produzione. Perché? Perché se passava il principio che lo stipendio dell'operaio in un certo margine doveva essere relativo all'andamento dell'azienda, se l'andamento dell'azienda fosse andato bene, il salario dell'operaio sarebbe aumentato, ma se gli introiti dell'azienda fossero diminuiti, anche gli stipendi degli operai dovevano diminuire di conseguenza. Cioè, gli operai si sarebbero resi conto che gli stessi industriali, in moltissimi casi, non erano dei nababbi che navigavano in un mare d'oro. Anche loro dovevano fronteggiare una crisi crescente, che delle volte richiedeva delle decisioni difficili, dolorose, come potevano essere dei licenziamenti, un calo della produzione. E controllando con i propri occhi, gli operai avrebbero potuto constatare che alcune compressioni, per esempio del salario, potevano essere giustificate. Ecco, questo per dire com'era complessa la situazione. Comunque, dall'ottobre del 1920 in poi la situazione migliora, le tensioni si stemperano e gli operai ottengono alcuni miglioramenti nelle condizioni lavorative. Tutto sommato, l'occupazione delle fabbriche fu, volendo dirla con una formula sintetica, una vittoria operaia, sì. Però una vittoria, diciamo, solo sindacale, non politica. Per molti operai questa fu una grande delusione, perché vedevano in quella grande occupazione enorme delle fabbriche, 500.000 operai armati, veramente il preludio alla rivoluzione. Se non fosse stata fatta in quel momento la rivoluzione, forse non la si sarebbe più fatta, perché quello era il momento buono, bisognava battere il ferro finché era caldo. E il fatto che poi la ricetta di Giolitti, lasciate che il moto sbollisca da sé, sia risultata vincente, fu causa di grandissima delusione per tutti quegli operai che speravano in una vera e propria rivoluzione politica. Vinsero sì gli operai, ma la vittoria rimase circoscritta al campo della fabbrica, al campo lavorativo e quindi al campo sindacale. Non ci furono cambiamenti politici, non ci fu rivoluzione. Non ci furono cambi di governo. Da un punto di vista istituzionale non cambiava assolutamente nulla. E questo anche perché poi il buon furbone di Giolitti, che vi ricordo aveva 70 anni, ma era ancora molto lucido, già nell'ottobre del 1920, quindi un mesetto dopo l'occupazione delle fabbriche, fece arrestare tutti i dirigenti e i quadri intermedi del USI. È Unione Sindacale Italiana, che era un sindacato di stampo sindacalista e rivoluzionario, cioè di estrema sinistra. Fece arrestare tutti i quadri e tutti i dirigenti perché? Perché era uno di quei sindacati che continuava a soffiare sulle polveri della rivoluzione. Fatti arrestare quei dirigenti, si disinnescava ulteriormente ogni afflato rivoluzionario. Per cui la situazione, dal punto di vista sociale del Biennio Rosso, comincia a normalizzarsi a partire dall'ottobre del 1920 e qui ha anche termine il cosiddetto biennio rosso. La reazione della borghesia e dei proprietari terrieri. Come reagirono? Allora, da un lato la borghesia era furiosa. Perché? Perché i governi liberali, e cioè i governi Nitti, 1919-20 e il governo Giolitti, 1920-1921, ai loro occhi risultarono assolutamente deboli e incapaci. E le campagne erano in sobbuglio, le città, le fabbriche erano in sobbuglio e cosa fecero Nitti e Giolitti? Fondamentalmente niente. Cioè non utilizzarono la forza per far rispettare la legge, ciò che ci si aspetterebbe faccia uno Stato di diritto. Lo Stato deve imporre delle regole in maniera più o meno democratica, dipende dai casi, e poi quelle regole deve farle rispettare, o quelle buone o quelle cattive, con l'uso legittimo della forza, si dice in questi casi. Sia Nitti che Giolitti non intervennero con la forza, molto poco. Abbiamo visto Nitti, no, nelle campagne non interviene e alcuni contadini, soprattutto al sud, procedettero occupando dei terreni non loro, e la stessa cosa fece Giolitti con le fabbriche. E quindi chi difende la proprietà privata?
Per un imprenditore questo è molto grave perché un imprenditore investe in una situazione politica stabile dove che non cambi dall'oggi al domani. Se io faccio un investimento oggi, devo dare per scontato che le regole in virtù delle quali io decido che sia conveniente fare un investimento oggi valgano anche domani. Se domani mi cambiano le carte in tavola, diventa un disastro. Tutto il mio investimento può essere andare perso. E devono essere i governi a garantire la stabilità della legge e il suo rispetto, anche attraverso la forza, l'uso legittimo della forza. Ma i governi liberali, miti e giuliti, questo non lo avevano fatto e non lo fecero, ripeto, perché avevano paura che scoppiasse un male peggiore che non l'occupazione spesso provvisoria della proprietà privata. E c'è una rivoluzione vera e propria, questo era il grosso problema. Però è chiaro che le classi dirigenti questo facevano fatica a capirlo. Giolitti sembrava tanto più debole anche perché firmò in campo di politica estera il cosiddetto Trattato di Rapallo. Era il novembre del 1920, subito dopo la fine dell'occupazione delle fabbriche. Era un trattato di politica internazionale che l'Italia firmava con la Jugoslavia, in cui finalmente si definiva, tra le altre cose, lo Statuto di Fiume. Fiume era considerata città libera, quindi né l'Italia avanzava pretese su Fiume né la Jugoslavia. Rimaneva però il fatto che dal settembre del 1919 Fiume era occupata dai legionari di Gabriele D'Annunzio e quindi firmando quel trattato Giolitti si impegnava anche a sgomberare qui sì con la forza, qui sì con la forza, D'Annunzio da Fiume. E qui avvenne il famoso Natale di Sangue, no? E nel dicembre del 1920 D'Annunzio ordina all'esercito regolare italiano di sparare qualche cannonata su Fiume, e D'Annunzio e i suoi legionari si rendono conto di aver perso la partita e abbandonano la città. Poi D'Annunzio non la prese bene e sapete come faceva lui, apostrofò Giolitti in questi termini. E diceva: Giolitti è un vecchio boia e labrone cui l'Italia vile ha concesso di fare da boia e da becchino alla vittoria. Questa era la retorica d'Annunziano. Non la prese bene, ecco, la cacciata da Fiume, il buon Gabriele D'Annunzio. E poi da lì la parabola politica di D'Annunzio comincia a calare. Però anche Giolitti viene aspramente criticato. Debole in politica interna, lascia fare agli operai quello che vogliono, debole con la Jugoslavia, invece di reclamare l'italianità di Fiume, decide di riconoscerla come città libera e usa la forza con chi? Proprio con i migliori italiani, quelli che avevano combattuto nella prima guerra mondiale, quelli che avevano seguito D'Annunzio, non contro gli operai, contro i socialisti che invece nella prima guerra mondiale avevano optato per la neutralità. Ecco, capite che c'erano tante argomentazioni, opinioni e discorsi che si accavallavano. Dall'altro lato, presso la borghesia, da un lato la borghesia era infuriata, ma dall'altro lato capite che si sparse il panico, perché, lo ripeto, l'incubo della rivoluzione non era mai stato così concreto. L'occupazione delle fabbriche sembrava davvero il preludio ad una rivoluzione di stampo bolscevico. Una rivoluzione orchestrata e organizzata da chi? Evidentemente dai quadri dirigenti, cioè sarebbe stata organizzata dai quadri dirigenti del Partito Socialista Italiano. Ma vi ricordo, lo sapevano benissimo ovviamente le classi dirigenti del tempo, nonché la stragrande maggioranza degli italiani, che i socialisti erano la minoranza nel paese. Nelle elezioni del 19 avevano preso il 32-33%, come vedete qui sulla torta, no? Tutta la restante torta, cioè tutti i restanti voti, vennero suddivisi tra altri partiti che non erano rivoluzionari, per cui c'era il serio rischio che una minoranza agguerrita, quella che faceva capo il PSI col 32%, si imponesse su una maggioranza più moderata, più pacifica. Del resto lo avevano già mostrato i bolscevichi e tanti dicevano fare come in Russia, cioè guardavano al modello bolscevico come un modello a cui ispirarsi. I bolscevichi più o meno avevano il 25% nel paese, secondo le elezioni del novembre del 17, e fecero ugualmente la rivoluzione. Quindi una minoranza agguerrita in Russia riuscì ad affermarsi su una maggioranza più scompaginata e più indecisa. C'era il rischio che anche in Italia avvenisse la stessa cosa, e questo la borghesia lo temeva come il proprio peggior incubo, evidentemente. Guardiamo quello che disse in una circolare interna Torrigiani, che in quel momento era il gran maestro della massoneria del Grande Oriente d'Italia.
Citiamo Torrigiani perché sappiamo la massoneria essere generalmente uno specchio dell'alta borghesia e quindi si possono leggere fra le righe quali erano gli umori che serpeggiavano in questo ceto sociale. Leggiamo, diceva così Torrigiani. Si afferma clamorosamente l'utopia di un immediato comunismo e si tenta di instaurare senza indugio una dittatura proletaria, che nel fatto è dittatura di una minoranza demagogica, avida, impreparata, è negazione di uguaglianza, perché rompe la solidarietà fra gli uomini e la restringe ad una classe sola. E, abbandonata apertamente ogni teorica di pacifismo, è minaccia ed inizio di guerra civile. Scrisse queste righe l'8 settembre del 1920, quando l'occupazione delle fabbriche era fondamentalmente all'apice e si rischiava davvero la rivoluzione. Cosa dice qui sostanzialmente Torrigiani? Tocca dei punti estremamente essenziali, no? Afferma che c'è una minoranza aggressiva che vuole imporre una sorta di dittatura del proletariato, quindi rinunciare alla uguaglianza formale fra tutti gli individui, e che dati alla mano risulta avida e impreparata, cioè incompetente. E questo era il rischio, che una parte della società si imponesse su tutte le altre, negando di fatto quell'uguaglianza formale a cui i governi liberali ormai si erano abituati da tempo. Vediamo quali furono le reazioni all'interno del Partito Socialista Italiano. Qui c'erano, il Partito Socialista navigava in acque piuttosto mosse, perché negli anni precedenti, a più riprese, la dirigenza del Partito Socialista Italiano aveva dichiarato che la rivoluzione era immanente, era, no, immanente, imminente, imminente, anche immanente, ma imminente e auspicabile. Ricordiamo il congresso del Partito Socialista del 1919, no? In cui i socialisti si dichiararono favorevoli alla rivoluzione e alla dittatura del proletariato. Non solo teorizzavano e auspicavano questa rivoluzione, ma speravano anche che avvenisse al più presto. Il problema è che, al di là di queste parole altisonanti, i dirigenti del Partito Socialista non facevano nulla né per provocarla, questa rivoluzione, e neanche per cavalcarla nel caso in cui fosse scoppiata spontaneamente. Il caso dell'occupazione delle fabbriche del 1920 è emblematico. Era il momento in cui si poteva cavalcare politicamente quel malessere e tradurlo in un tentativo rivoluzionario. Ma ogni volta che uno sciopero o una manifestazione sembrava sull'orlo di sfociare in una rivoluzione vera e propria, i dirigenti del Partito Socialista si affrettavano a calmare le acque, a dire che non era quello il momento per fare la rivoluzione e che bisognava aspettare momenti migliori per il futuro. Del resto, c'è da dire che i dirigenti del Partito Socialista avevano anche in genere il senso della realtà, erano scettici sulla possibilità di successo di una rivoluzione perché sapevano benissimo che Francia e Inghilterra, le grandi potenze vincitrici, no? Dell'intesa della Prima Guerra Mondiale, difficilmente avrebbero permesso una rivoluzione di stampo bolscevico in Italia. Erano già intervenute con le proprie armate in Russia tra il 1918 e il 1920 a sostegno delle armate bianche, a maggior ragione, con ogni probabilità, avrebbero potuto intervenire anche in Italia. Per cui, per i dirigenti socialisti, sì, la retorica della rivoluzione andava bene, ma nei fatti quello era un'utopia irrealizzabile, però tenevano due piedi su due staffe, cioè da un lato davano soddisfazione al popolo, a una certa parte insomma del popolo, una certa fascia che amava sentire parole romboanti, no, di rivoluzione, dall'altra parte però con cinico realismo sapevano che ciò era impossibile. Anche nel caso dell'occupazione delle fabbriche del 1920 avvenne la stessa cosa. Quella protesta, quell'occupazione non doveva tradursi politicamente in una rivoluzione, ma accontentarsi di ottenere, come dire, miglioramenti da un punto di vista sindacale, ciò che poi di fatto avvenne, anche grazie alla mediazione di Giolitti, come abbiamo visto.
Ecco, questo atteggiamento remissivo agli occhi di qualcuno, ambiguo, creò molti mal di pancia all'interno del Partito Socialista, ovviamente, perché sembrava un atteggiamento schizofrenico, contraddittorio. E complessivamente, da quel biennio rosso, la borghesia ne era uscita rafforzata, molto impaurita, terrorizzata, ma la paura della borghesia aiutò i borghesi a compattare le proprie relazioni contro il nemico esterno, contro i pseudo-rivoluzionari. Viceversa, chi è che ne uscì estremamente indebolito? È proprio il proletariato che ne esce disilluso e disorientato. Da anni i dirigenti parlano di rivoluzione, poi quando è il momento di farla non la si fa. E se non la si era fatta in quel momento lì, nell'occupazione delle fabbriche, facilmente non la si sarebbe più fatta. E quindi ad essere delusi erano molti operai e soprattutto i militanti socialisti più estremisti, quelli che poi avrebbero dato vita al Partito Comunista Italiano. E perché? Perché la fazione massimalista dei socialisti parlava di rivoluzione ma non la faceva. La fazione riformista più moderata dei socialisti, quella che faceva capo a Turati, addirittura neanche parlava di rivoluzione. E imboccava la strada del gradualismo democratico istituzionale. I sindacati, molto pragmatici, si accontentavano di ottenere miglioramenti concreti nella vita quotidiana dei lavoratori piuttosto che pensare al grande salto rivoluzionario. E allora questa benedetta rivoluzione chi la fa? Chi la teorizza? Sì, la teorizzano i massimalisti, ma non la fanno. C'è bisogno di qualcuno che la teorizzi e che la faccia, questa benedetta rivoluzione. E qui cominciano ad assumere, dopo il Biennio Rosso, maggior peso politico i militanti più estremisti del PSI, perché avevano buon gioco nel dire, nel smascherare il bluff, chiamiamolo così, dei dirigenti socialisti, che parlavano ma non facevano. I militanti più estremisti del Partito Socialista aborrivano ogni tipo di metodologia gradualista e viceversa proponevano senz'altro l'opzione marxista, cioè l'opzione dialettica. Il Partito Socialista e i sindacati, fondamentalmente, nei fatti, miravano ad ottenere tanti piccoli vantaggi quotidiani per i proletari, un vantaggio dopo l'altro, un piccolo vantaggio dopo l'altro, in modo tale da migliorare lentamente ma progressivamente e inesorabilmente la condizione di vita della classe operaia. Ma questo era un disastro nell'ottica estremista di questi militanti che poi appunto creeranno il Partito Comunista. Perché? Perché tanto più la situazione della classe operaia migliora, tanto meno ci sarà la volontà di fare la rivoluzione. La rivoluzione, lo ripeto, scoppia quando gli animi sono esacerbati, quando le persone non ne possono più, quando hanno le armi in pugno, quando imparano a combattere, quando imparano a odiare, quando si versa del sangue. Lì sì che scoppia una rivoluzione che può essere vittoriosa, come ha dimostrato la Rivoluzione francese. E lì miravano gli estremisti, cioè a creare una condizione che fosse il più dialettica possibile, la più contrappositiva possibile, in modo tale che, superato un certo margine di contrasto, finalmente gli operai avrebbero preso in mano le armi. Questa era pura dottrina marxista. La rivoluzione, il capitalismo, diceva Marx, avrebbe continuato a peggiorare le condizioni degli operai fino a quando questi si sarebbero a un certo punto svegliati e avrebbero fatto la rivoluzione. Ma se la strategia della sinistra, del Partito Socialista, non era quella di lasciare che il capitalismo facesse il suo corso, continuando a far peggiorare la condizione degli operai, ma era quella di lottare politicamente affinché di piccola vittoria in piccola vittoria gli operai migliorassero la propria condizione, è chiaro che in questo modo ci si allontanava dalla rivoluzione. E in questo modo il Partito Socialista faceva il gioco di chi? Dei capitalisti, dei borghesi, della classe media, dei reazionari, perché stemperando la tensione illudevano gli operai di poter centrare i propri obiettivi per via istituzionale democratica e non invece attraverso la violenza, unica vera strada maestra per vincere da un punto di vista operaio. Del resto, il Partito Socialista, dicevano sempre questi militanti estremisti del Partito Socialista, appunto, critici nei confronti del loro stesso partito, fu lo stesso partito che sì, durante la Grande Guerra è vero che si era dichiarato per la neutralità, unico in tutta Europa, ma non ha fatto quel passo successivo,
quello che avrebbe dovuto fare, quello che affermava Lenin in Russia. Partiti socialisti di tutta Europa dovevano non imbracciare le armi e assistere alla guerra e dire io sono neutrale, non faccio nulla. No, dovevano attivarsi per convertire quello sforzo bellico che era imperialista, nella retorica socialista, in guerra civile. Cioè le masse chiamate alle armi avrebbero dovuto in qualche modo essere convertite politicamente, indirizzare le armi, non contro il proprio fratello operaio che stava dall'altra parte della barricata, ma contro il proprio aguzzino interno, la guerra civile, e quindi eliminare la classe dirigente e instaurare la dittatura del proletariato. Questo diceva Lenin. Questo non fecero i socialisti italiani durante la Prima Guerra Mondiale, e questo venne criticato ai socialisti proprio dai loro militanti più estremisti. Il fallimento dell'occupazione delle fabbriche diede vita a dibattiti sempre più animati, come si può immaginare, all'interno del Partito Socialista. Ormai c'erano tre anime che non potevano più convivere insieme: quella moderata riformista di Turati, quella massimalista di Menotti Serrati e poi quella più estremista. I nomi più altisonanti di quest'ultima fazione sono, li avevamo già citati, per esempio Bordiga, per esempio Gramsci, per esempio Togliatti, per esempio Tasca, ecco, e anche tanti altri. Queste tre anime, che ormai erano inconciliabili, dovevano necessariamente giungere ad una resa dei conti. E finalmente si giunse alla resa dei conti, come vedete nella slide, nel 17° congresso nazionale del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 21 gennaio del 1921. Gli estremisti giunsero a questo congresso in qualche modo piuttosto galvanizzati. Perché? Perché era successo questo? Vado in maniera piuttosto schematica per farmi capire meglio. Nel marzo del 1919, quindi un annetto e mezzo prima, era nata a Mosca la Terza Internazionale. Lo vedete qui nello schema che vi ho messo sulla destra. Terza Internazionale, o il cosiddetto Comintern, Internazionale Comunista. Era la terza perché prima c'era già stata una prima internazionale, una seconda internazionale che avevano fallito. Adesso i bolscevichi di Mosca volevano creare una terza internazionale comunista che faceva capo ovviamente al partito bolscevico di Mosca. Sempre nel 19, vedete nel novembre del 19, in quel famoso congresso di cui avevamo già parlato, il Partito Socialista Italiano decide di aderire alla Terza Internazionale formalmente, anche se essendo appena nata era ancora priva di anima, era ancora tutta da costruire questa Terza Internazionale. Fino a quando, proseguo, vedete qui nel nostro schemetto, nell'estate del 1920 venne convocato il secondo congresso della Terza Internazionale, e quello fu un congresso molto importante perché Lenin, che ovviamente era il capo carismatico della Russia, cominciò a darle forma. Lenin elencò 11 punti programmatici che tutti i partiti socialisti d'Europa avrebbero necessariamente dovuto adottare e rispettare come condizione di ingresso nella Terza Internazionale. Quindi il Partito Socialista tedesco, francese, italiano, eccetera, se avessero voluto partecipare alla Terza Internazionale o se avessero voluto restarvi, perché il Partito Socialista Italiano era già dentro, avrebbero necessariamente dovuto accettare in blocco tutti e quegli 11 punti elencati da Lenin. Due di questi 11 punti erano particolarmente gravosi, perché si trattava, uno, di cambiare il nome del partito, da Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Francese, Tedesco, in Partito Comunista Italiano, Partito Comunista Francese e così via. Quindi cambiare da socialista a comunista, per far capire bene che c'era bisogno di cambiare rotta rispetto alle strategie socialiste precedenti che ancora non avevano provocato nessuna rivoluzione e che quindi erano da considerarsi inefficaci. E il secondo punto che ci interessa, del tutto coerente con il primo che vi ho elencato, il fatto che tutti i partiti socialisti che sarebbero diventati comunisti avrebbero dovuto cacciare dalle proprie fila tutti i membri moderati, tutti i militanti moderati.
All'interno dei partiti comunisti dovevano rimanere solo i marxisti ortodossi, quelli estremisti, quelli più fanatici, quelli che non solo teorizzavano, ma si adoperavano per una rivoluzione violenta e per instaurare la dittatura del proletariato. Quindi questo congresso venne convocato anche per discutere su questa cosa qui. Se i socialisti volevano rimanere nella terza internazionale, avrebbero dovuto accettare tutti questi 21 punti. Ecco, la minoranza estremista, ripeto, si presenta a questo congresso finalmente piuttosto galvanizzato e si presenta preparata. Aveva già in mano e la presenta al congresso una mozione. Una mozione significa una proposta, ok? In termini burocratici, la cosiddetta mozione Imola, perché era stata redatta pochi mesi prima nella città di Imola. Con questa mozione, la minoranza estremista del Partito Socialista chiedeva a tutto il partito di accettare senza esitazione tutti i 21 punti posti da Lenin e quindi convertire il nome da Partito Socialista Comunista e cacciare tutti i moderati. La maggioranza dei socialisti, però, quindi sia i massimalisti sia i riformisti, che erano le altre due anime del partito, oltre a quella estremista, si rifiutano con a capo Giacinto Menotti Serrati. Si rifiutano perché capivano, indovinavano benissimo che accettare quelle 21 condizioni poste da Lenin significava ovviamente rinunciare alla propria autonomia politica, significava diventare fondamentalmente uno strumento passivo nelle mani del partito bolscevico russo. E questo i socialisti italiani giustamente non potevano accettarlo. Ma allora la minoranza estremista, constatando la ritrosia di tutti gli altri, cosa fa? Abbandona la sala. Si riunisce in un altro luogo e proclama ufficialmente la nascita del Partito Comunista Italiano. Correva il 21 gennaio del 1921. I primi segretari del Partito Comunista Italiano, i primi e più importanti, furono questi che vedete nella slide per dare qualche nome: Bordiga, Gramsci e Togliatti. Gramsci poi verrà arrestato in Italia sotto il fascismo, Togliatti gli subentrerà di lì a poco come nuovo segretario, ma dovrà prendere l'esilio della Russia e farà circa 20 anni di esilio in Unione Sovietica, dove insomma ne combinerà un po' di cotte e di crude, ma non è questo il momento per approfondire il discorso. Ecco, questo nuovo Partito Comunista Italiano che nasce a Livorno il 21 gennaio del 1921 aveva le idee chiare. Da un punto di vista marxista era estremamente ortodosso. E leggiamo un articolo apparso su Il Comunista, si chiamava così, che era un organo di propaganda del Partito Comunista Italiano. Questo articolo è stato redatto dai dirigenti del neonato Partito Comunista Italiano, che erano riuniti nel comitato centrale del Partito Comunista d'Italia. Vediamo cosa dicevano quindi i dirigenti del neonato Partito Comunista Italiano. Ecco, questo è un articolo, adesso lo leggiamo, del 30 gennaio, quindi 10 giorni dopo la nascita del partito. Il proletariato non arriverà mai al potere né alleandosi con i partiti borghesi né servendosi del suffragio elettorale per la conquista dei mandati elettivi nei parlamenti. Quindi il Partito Comunista non arriverà mai democraticamente al potere e né deve sperarlo, né deve pensarlo. Solamente se il proletariato si impadronirà con la violenza del potere, spezzando le forme attuali dello Stato, quindi la polizia, la burocrazia, l'esercito e il Parlamento, potrà costituire una forza di governo organizzata, capace di operare la distruzione dei privilegi borghesi. Quindi con privilegi borghesi dobbiamo intendere i diritti fondamentali, quindi per esempio l'uguaglianza formale di tutti gli altri cittadini, e la costruzione del regime socialista comunista. In questo nuovo sistema di potere, al posto dei parlamenti democratici, vi è cosa? I Soviet, la rete dei consigli dei lavoratori, alle elezioni dei quali partecipano solo quelli che lavorano e producono.
e che la Russia ci ha mostrato per la prima volta nei Soviet. Quindi qui è chiarissimo, qui si fa un grande passo indietro, no, nella storia. Abolizione dell'uguaglianza formale, quindi per esempio abolizione del suffragio universale, e invece introduzione di un suffragio elettorale ristretto. Chi è che può votare? È solo una classe, la classe operaia. E quindi in forza del voto la classe operaia diventerebbe la parte che finalmente si fa tutto, cioè che scalza tutte le altre per imporre se stessa. I partiti comunisti, intende quelli aderenti alla Terza Internazionale, hanno come loro finalità la preparazione ideale, quindi teorica e materiale, del proletariato alla lotta rivoluzionaria per la conquista del potere. Per cui le idee erano chiarissime, no? E non bisognava solo teorizzarla, la rivoluzione, come facevano i massimalisti e i socialisti, ma anche attivarsi per provocarla una buona volta. Non fu quella del Partito Comunista l'unica secessione interna che dovette subire il Partito Socialista Italiano, perché siamo verso la fine, l'anno dopo, all'interno del Partito Socialista, avvenne un'ulteriore spaccatura, perché anche l'anima riformista, quella di Turati, e l'anima massimalista di Menotti Serrati giunsero all'ultimo scontro. Venne convocato nel 1922 il 19° congresso del Partito Socialista. E qui i massimalisti proposero di cacciare i moderati, cioè i riformisti di Turati, dal partito. Turati, che era stato anche il fondatore del Partito Socialista nel 1892, non voleva un'ulteriore spaccatura all'interno del partito, per cui propose una mozione in cui si caldeggiava di mantenere unito il Partito Socialista. Vinse la linea di Menotti Serrati, cioè la linea massimalista, e i moderati, i riformisti di Turati, vennero cacciati. Siccome la mozione proposta da Turati era una mozione che prese il nome di unitaria, perché ambiva a mantenere unito il Partito Socialista, i riformisti socialisti cacciati dal Partito Socialista Italiano, a loro volta nel 1922, crearono un nuovo partito chiamato Partito Socialista Unitario. E quindi le tre anime del Partito Socialista si sfaldano, entrano in collisione e divergono, prendendo ciascuno una strada diversa. Prima se ne vanno i comunisti, gli estremisti nel 21, poi se ne vanno i moderati, i riformisti nel 1922. Interessante vedere chi di queste tre anime del Partito Socialista poi ha avuto buon gioco in sede di elezioni, cioè l'elettorato socialista, coloro che votavano i socialisti. Quale linea politica avrebbero premiato? Quella moderata, quella massimalista o quella estremista fanatica dei comunisti? Ecco, possiamo vederlo nelle elezioni del 1924, che per carità furono elezioni segnate da brogli e anche da numerose violenze, però in qualche modo sono indicative. Da queste elezioni del 1924 risulta questo, ve lo mostro qui nella slide, no? Fatti 100, diciamo così, gli elettori del Partito Socialista, in percentuale quale dei tre partiti avrebbe preso di più? Quindi, fatti 100 gli elettori di sinistra, chi avrebbe votato cosa? Vedete che viene premiata la scelta del PSU, che era la fazione più moderata dei socialisti, quella gradualista, quella riformista, quella di Turati, quella che non ambiva a spargimento di sangue, a fare la rivoluzione, a instaurare dittatura del proletariato. Nella galassia di sinistra il PSU prese il 40%. A ruota seguiva il PSI, quindi la fazione massimalista, quella di Menotti Serrati, che prese il 34%, e poi a ruota, però piuttosto distante, seguì il Partito Comunista Italiano, quello più estremista, il 25%. Quindi l'elettorato premia evidentemente, questa è l'indicazione politica di fondo, la scelta più moderata, e mano a mano che ci si spostava verso l'estrema sinistra,
progressivamente anche i consensi elettorali diminuivano. Ecco, in ogni caso, però, giusto per dare l'informazione nella sua completezza, mettendo insieme i PSU, PSI e PEC e PCI, tutta questa galassia di sinistra in quelle elezioni del 24 ottenne piuttosto poco, perché vedete, complessivamente queste tre anime ottennero circa il 15%. Tutti gli altri italiani votarono altre liste, circa l'85%. Poi ripeto, sono elezioni segnate da brogli e da violenze, però non c'è dubbio che rispetto al 33% ottenuto nel 1919, la galassia dei partiti di sinistra cominciava ad avere un calo vistoso. Ecco. Così finisce il biennio rosso e così, come dire, reagiscono le varie forze politiche, il governo in un certo modo, la borghesia in un certo modo, i socialisti in un certo altro modo, frammentandosi. Rimarrebbe un'ultima figura importante, imprescindibile da analizzare, quella di Benito Mussolini. Di fronte a questo biennio rosso, come avranno reagito i fasci di combattimento di Benito Mussolini? Lo vedremo la volta prossima. Arrivederci.